fare l'autostop per andare a dormire in bivacco. Pensate che sia possibile? Mi chiamo Davide e su questo canale vi racconto le migliori storie di montagna. Camminare è bello, ma scroccare passaggi ancora di più. Fare l'autostop è ciò che rende un viaggio inaspettato. Non puoi fare programmi, devi improvvisare, adattarti. Ed è troppo semplice salire sulla propria auto e andare in montagna. Meglio l'auto di uno sconosciuto. Volevamo provare una nuova sfida e vivere l'esperienza della montagna in modo diverso. Per questa avventura conoscevamo solamente una cosa, la nostra meta. Il bivacco Molline si trova sopra i Troubles, nella valle del Gran San Bernardo, in Valle d'Aosta. Noi saremmo dovuti arrivare fin qua. Un solo piccolo problema. Noi partivamo da qui, da Torino. Domanda: come facciamo ad arrivare al bivacco Molline? Sì, avete capito bene. Abbiamo trovato un Flixbus a 5 euro che ci ha portato, prima di tutto, da Torino fino ad Aosta. Il primo scoglio è stato superato abbastanza facilmente, devo dire. Ovviamente il bus ha fatto un'ora di ritardo. Non eravamo nemmeno alla partenza del sentiero e i nostri piani stavano già vacillando. Il meteo era incerto e ogni secondo sarebbe stato fondamentale per il successo della missione. Il secondo scoglio da superare era raggiungere Etruple, nella valle laterale del Gran San Bernardo. Chiediamo un cartone e un pennarello nel bar della stazione e ci lasciamo andare ad un attacco d'arte. Sei pronto per fare l'autostop? Ma non l'ho mai fatto, è la mia prima volta. Sei uomo, sei brutto, non hai chance. Mo' compri una parrucca. Sì, io e Andrea non spicchiamo in bellezza, certamente. Siamo solo molto, molto simpatici. Però potevamo contare sulle bellissime ragazze della compagnia d'alta quota. E anche Lorenzo, con un po' di lavoro, poteva assomigliare ad una bellissima ragazza della compagnia d'alta quota. Vabbè, ci spostiamo rapidamente all'uscita di Aosta e tentiamo la sorte. Cioè, è assurdo come abbiamo trovato un passaggio nel giro di 30 secondi. Cioè, l'altra volta al Monte Tabor non ci è andata così bene. Sì, rispetto al 2022 siamo stati molto più fortunati. Vero che questa volta avevamo Lorenzo, sì. O saranno stati i cartelli, non so. L'importante era che fossimo arrivati ad Etruble in un tempo ragionevole e che potessimo finalmente iniziare a camminare. Sono quasi le 12 e abbiamo iniziato a incamminarci verso il bivacco Molline. Ovviamente abbiamo un problema, verso le 3 è previsto temporale. Quindi abbiamo solamente 3 ore per raggiungere il nostro riparo ed essere al sicuro, considerarci ancora delle persone vive. Al contempo dobbiamo sperare che non ci siano già arrivate 50 persone, di un'età media di 60-65 anni. Vediamo un po'. Tra il ritardo del Flixbus e le nostre opere d'arte avevamo perso un po' di tempo. Dovevamo sbrigarci per evitare di inzupparci per benino. La camminata di oggi era semplice ma lunga, 8 km di sviluppo per 1200 metri di dislivello. Sostanzialmente dovevamo solo risalire il vallone, ma il tempo a nostra disposizione era davvero poco. Questa era un'avventura dove eravamo totalmente in balia del destino. Non posso dire altro se non che mi piaceva un sacco. Appena iniziamo, ci ritroviamo nell'erba alta e poi diamo una sistemata alle indicazioni con l'aiuto di un vero local. Vediamo i pastori che portano al pascolo le capre come faccio io con i miei amici e tagliamo i tornanti perché ci piace soffrire.
Presto siamo sullo sterratone che risale il vallone, ma il contrafforte su cui risiede il bivacco Molline è ancora lontano. Si è fatta luna e in teoria abbiamo ancora un paio d'ore prima che la pioggia ci raggiunga, o almeno così dice 3B Meteo. Però al momento inizio a vedere delle nuvole che coprono il cielo circostante. Ma perché? Perché Flixbus, hai fatto tardi, ma perché? Scagliarsi contro chi ti porta in montagna a 5 euro era inutile. Come era inutile stare fermi mezz'ora a mangiare i nostri pessimi panini. Eppure le indicazioni non mentono. Arriveremo sì oltre le 15, quando scade il timer per rimanere asciutti, ma la meta forse è vicina, lo dice il cartello. Raggiungiamo la base di un grande contrafforte roccioso. Su di esso si trova il bivacco Molline, ma solo alla fine di una lunga e ripida salita. Alla base invece troviamo un grande alpeggio che può servirci da piano B. Se la situazione dovesse mettersi male, abbiamo questo riparo di emergenza che da un diluvio comunque ci salverebbe. Adesso proviamo a fare gli ultimi 400 metri di salita che ci porteranno al nostro bivacco. Abbiamo scoperto che dentro ci sono già 8/10 persone su una capienza massima di 12. Questa cosa non è molto rincuorante, ma in ogni caso abbiamo delle tende di backup, quindi non possono cacciarci. Sì, arrivare così tardi era pericoloso non solo per il meteo, ma anche per trovare una sistemazione calda per tutti. Flixbus non è colpa tua. Noi però non demordiamo e ci incamminiamo per l'ultima sezione della nostra salita. Arianna sembra quasi una malata terminale. Lorenzo sembra quasi che voglia lanciarsi di sotto, ma tutto cambia quando... Sembra che il dio della montagna ci abbia dato una tregua. Finalmente abbiamo il suo benvolere. La svolta del meteo ci rende più ottimisti e quindi più rapidi. Nessuno voleva dormire sotto quel muro di prima. Abbiamo trovato un bus a 5 euro. Ci hanno dato un passaggio dopo 30 secondi e il cielo si è aperto. Oggi siamo davvero benedetti dalla montagna. E la sua benedizione culmina quando terminiamo la salita e percorriamo la panoramica dorsale che precede il bivacco. Prima di avvicinarci, escogitiamo una tattica per affrontare l'ingresso in bivacco. Non sappiamo ancora quante persone troveremo dentro. Vogliamo decidere la violenza oppure no? Perché se vogliamo la via pacifica, mandiamo Arianna per prima. Partiamo con la diplomazia. Però se deve tenere il foulard. Secondo me, senti, per prima così se ne vanno loro. Sì, potevamo usare la nostra Arianna per fare un po' di pietà. In queste condizioni le potevano rimanere massimo 3 mesi di vita. Se volemo la tattica di guerra, io suono il corno, usciamo tutte le borracce e poi attacchiamo a correre. Raga, compatti adesso, tutti compatti, insieme. Facendo finta di niente. Tutta la strategia di guerra alla fine è stata inutile. Appena dentro abbiamo fatto i conti e abbiamo scoperto che ci saremmo stati giusti giusti nel bivacco Molline. Con quest'ultimo colpo di fortuna, la nostra benedizione di oggi si poteva dire completa. Non solo siamo arrivati qua sfidando ogni tipo di incertezza, ma abbiamo trovato un luogo caldo e accogliente che ci avrebbe riparato dalla fredda notte alpina. Si parla tanto di magia della montagna, forse è davvero di questo che si tratta. Il bivacco Molline è alla base di montagne davvero spettacolari, grigie ma maesto... Scusate il disturbo di sti due deficienti, che stavo dicendo? Vabbè, è andata un po' così. La vera magia della montagna è iniziata quando abbiamo aperto il vino e abbiamo provato a fare i castelli di carta. Forse non eravamo chissà quanto bravi. Fuori nel frattempo era diventato buio e nebbioso. Il maltempo alla fine ci aveva raggiunto. Ma è stato quel momento l'apice del nostro fine settimana. Eravamo liberi e felici. Ci siamo conquistati questa libertà spingendoci oltre i nostri limiti e sfidando la sorte.
abbracciando il discomfort e l'inaspettatezza delle cose, ci siamo lasciati andare all'avventura, quella più pura e vera, e l'abbiamo fatto insieme. L'ho fatto con i miei amici e non potrei farlo con nessun altro. Mi ricorderò della gita al bivacco Molline come la gita dove abbiamo rincorso il bel tempo, per poi abbracciarci nelle nebbie. Il giorno dopo mi è praticamente venuta la febbre e ho dovuto abbandonare l'escursione. Mai successo in anni di onorata carriera. Prima o poi anche io devo invecchiare. Abbiamo vissuto insieme una vera storia di montagna, una di quelle da raccontare, però raccontarla presupponeva tornare prima a casa. E come dovevamo tornare a casa se non col caro e vecchio autostop? Assurdo. Anche questa volta, in meno di 30 secondi, abbiamo trovato un passaggio. BMW con sedili in pelle, signori. Non a tutti però è andata così di lusso. E vabbè, anche questa è la magia della montagna.